faster. This will let it go. I can let it go. This will let it go. I can let it go. Too much. Because I'm too much. Don't you gotta go? Cause I gotta go. Let it drive on full power. Never hit the brakes. No karma. I gotta go. I gotta get. I'm on my way to get the full power. Run the game. First place. MVP. I say GG. And even if you still don't get it, just wait. I'm about to go in. Bigger, bolder, faster. Torna in finale Napoli o Lazio, chi volete? Battere il Napoli a Napoli. Fischia tre volte l'arbitro. Napoli è in finale, raggiunge la Juventus. Fratino Campolunghi, vi aspettiamo. Sono storie di rivali, di ideali, di simboli, di appartenenza. Perché questa non è solo una finale, è la partita che sognavamo da tempo. È l'orgoglio di Fius e Toselli, la grinta di Mirko e Fratino, i gol di Crispo e Campolunghi, figli di una fede e protagonisti di un sogno. E poi c'è quel clima lì, che per qualcuno è responsabilità, cuore che batte più forte, per altri motivazione o gambe che tremano. Azzurri e bianconeri, benvenuti nella bolgia dell'Arci Scampia. Questa è la finale di ritorno della YouTuber League, è Napoli-Juve. Un saluto da parte di Federico Marconi e bentornati sul mio canale, bentornati in un nuovo evento della YouTuber League, il terzo a Napoli, ma probabilmente il più importante, perché è una partita che si presenta da sola, è una partita che vale tantissimo, è una partita anche caratterizzata dalle assenze, ma lo racconteremo tra poco, perché prima di partire vi mostro la coppa, che è meravigliosa, ma c'è soprattutto lei, signori, c'è soprattutto la mia spalla, la persona più importante delle interviste della YouTuber League. Buonasera. Lasagna, come stai? Tutto bene, sono molto carica per questo evento, soprattutto per vedere chi sarà finalmente a vincere tra Crispo e Campolunghi, che sono a rispettivamente 13 e 12 gol, e in questa partita si deciderà tutto. Un altro tema importante di questa partita sono gli infortunati, infatti il portiere del Napoli non sarà presente oggi perché è Dario. Infortunato, Dario appunto non potrà giocare oggi, ma verrà sostituito da Ale Guida, che è un portiere che già conosce la squadra e ha già giocato non nella YouTuber League ma in altre occasioni. Tra gli infortunati abbiamo anche diversi giocatori della Juve che purtroppo entrano in campo oggi non al massimo della forma. Questa è la finale di ritorno, ci sarà poi una finalissima e stasera si decidono i destini. Se vince il Napoli si ripeterà questa partita ma in campo neutro, altrimenti se vince la Juve si giocherà una finale Lazio-Juve. Insomma, io ti mando in giro a cercare protagonisti. In bocca al lupo. Grazie. Goditi le interviste, cerca di capire le sensazioni, che stasera mi sa che c'è chi se la fa anche sì, un po' sotto. Esatto, secondo anche me. Secondo me. Grazie, ciao. E mentre aspettiamo che Lasagna vada a cercare un po' di protagonisti, permettetemi di ringraziare lo sponsor di questo video, che è Genshin Impact. Voglio ringraziarlo di cuore perché ha scelto di sposare il progetto YouTuber League, forse nella sua notte più importante fino ad oggi. Genshin Impact, per chi non lo sapesse, è un gioco fantasy RPG tra i più giocati al mondo. In pratica, il gioco è ambientato in una mappa gigantesca piena di misteri che potete esplorare a vostro piacimento. Ha una bella trama e francamente penso che sia il modo migliore dopo l'evento di stasera per staccare un po' la mente e riprendervi. Ovviamente, se volete farmi compagnia, potete scaricare il gioco dal link che vi lascio in descrizione o dal codice QR che trovate qui a schermo. Poi però ricordatevi di fare lo screen dopo la registrazione e di mandarmelo su Instagram, perché sceglieremo qualcuno di voi e il fortunato vincerà un pallone autografato da tutti i protagonisti di questa partita. Allora, capitano, ha visto che avete
tutto, tutto il pubblico contro. Avete paura? Io sono solo che carico, poi magari non la vinciamo, ma vincerla in questa atmosfera sarebbe veramente orgasmico. E invece per quanto riguarda i giocatori, vi siete preparati in qualche modo per questa finale? Siamo carichi, siamo consapevoli delle nostre qualità, è una partita di calcio, si può vincere, si può perdere, vorremmo concludere da imbattuti e siamo venuti qui per questo, se no stavamo a casa. Vabbè, sicuramente è la prima volta che facciamo un evento con così tanta gente, forse solo il pallone d'oro dei Pirlas è stato, si avvicina, ci sono credo 2-3 mila persone, ci riempie d'orgoglio, l'abbiamo fatto proprio a Scampia perché ci teniamo, che Scampia non è come tutti dicono, io abito nei quartieri spagnoli, quindi so cosa ricevono loro ogni giorno, e forza Napoli e forza Scampia. E a proposito, chiamiamo Fede. Ho una sorpresa per lui, ragazzi, a proposito di belle cose. Oh. Il libro, il terzo non si scorda mai. Tanto posso dire complimenti e in bocca al lupo, perché è un'avventura tanto ambiziosa. Complimenti per lo scudetto e godetevi questo momento che è clamoroso. Grandi baci. Diciamo che guardando un po' le individualità non ci sarebbe storia, però ci metterò il massimo dell'impegno, anche perché la cornice di pubblico è qua è meravigliosa, quindi cercherò di fare bella figura, nonostante i miei limiti evidenti, ecco. Quali sarebbero i tuoi limiti evidenti? Perché a differenza di Crispo corre 3 volte me. Ale Guida, nuovo portiere del Napoli, entra in campo proprio diciamo alla partita giusta, alla più sentita e alla più importante. Senti delle responsabilità importanti sulle tue spalle? Diciamo proprio di sì, oltre a essere la finale, poi anche perché il mio diciamo predecessore, se così possiamo chiamarlo, si è fatto male, quindi ovviamente voglio portare il suo nome anche in alto. Entri in campo già con un infortunio al piede sinistro, non pensi di essere diciamo uno svantaggio per la tua squadra? Diciamo che ormai è un po' un'abitudine che arriva alle partite mezzo rotto. Non deve essere una scusa, ripeto, sono qui per fare il massimo e sicuramente il piede non sarà un ostacolo. Tu e Andrea Fratino siete in generale nella YouTuber League le teste più calde che abbiamo visto in campo. Oggi siamo un po' più tranquilli? In generale siamo tutti amici, prima di tutto, prima di essere rivali in campo. Spero in generale sia una bella partita, corretta, nonostante comunque ci giochiamo davanti a questo pubblico qualcosa di importante. Però spero che in primis regni l'onestà e il fatto comunque di divertirci. Luca Campolunghi, è finalmente arrivata la resa dei conti tra te e Simone Crispo. Sei pronto per questa partita? Mi stanno fischiando e basta, quindi sono pronto. Io so che questa è la piazza del Napoli, quindi ti faranno tutti per Crispo, ma questo per me deve essere un grande stimolo. Fisicamente ormai sono fidanzato, quindi... Sei pronto a vincere non solo questa partita, ma anche il titolo di capocannoniere della YouTuber League? Guarda, al momento metto avanti la partita e questa coppa, quindi il capocannoniere che lo faccio, se lo faccio ovviamente sono felice, però preferisco non essere capocannoniere ma vincere questa coppa, quindi ce la metterò tutta. Ok, grazie, buona partita. Oh, Lasagna, abbiamo sentito i protagonisti. Sì. Prima di partire con il match, te l'ho già fatto vedere? Cosa? Questo, l'album ufficiale della YouTuber League. Lo puoi trovare soltanto online su www.youtuberleague.it. Facilissimo, facilissimo, lasciamo anche il link in descrizione. Quindi è perfetto, ed è tanta roba. Buon acquisto, buon divertimento. E adesso godiamoci il match. Accogliamo in campo Napoli e Juventus. Dieci da una parte, 10 dall'altra. La Juve si è riconfermata dopo aver raggiunto e vinto la finale d'andata. Ha battuto il Milan e ha fatto lo stesso con l'Inter. Il Napoli ha vinto a Roma contro i giallorossi e poi ha perso in casa di misura con la Lazio. E per la differenza reti è qui a giocarsi questo match. Con Arbitrino a guidare tutti, con Fius e Toselli e poi tutti gli altri. Allora, il Napoli è capitanato da Fius Gainer. In porta c'è Ale Guida, che oggi sostituisce Dario per infortunio. E poi Ale Iannace, Fabio Di Mauro, che finalmente torna qui alla YouTuber League, non giocava da Napoli-Roma, Silvestro Baffo, Matthew, Schalebum, Mirko, Super Allan, il mastino di questa squadra, e poi il bomber di questa squadra, che è Simone Crispo, che è il 9 che proverà a giocarsi la classifica dei marcatori fino in fondo con Luca Campolunghi, che è il bomber della Juve, una Juve guidata dal capitan Toselli. In porta c'è ovviamente Fene, torna Colpo Gobbo che ha saltato Inter-Juve, c'è Kinoshi, c'è Matteo Robert, c'è La Maschera, c'è Nico dei Footwork con Pippega e Andrea Fratino.
che stringe i denti perché ha preso un colpo nelle ultime settimane alla caviglia, al piede, che era molto gonfio, ma lui di saltare questa partita qui non ci ha mai pensato. E allora, questo è il pubblico, questa è l'atmosfera, questa è Napoli Juve! Adesso è veramente tutto pronto, sul pallone c'è Campolunghi, il 5 e l'abbraccio con Crispo, si comincia! Io farò molta fatica a sentire la mia voce oggi, ragazzi, la finisco dopo 5 minuti probabilmente. Primo lancio di colpo dopo direttamente in out e il pubblico risponde così, altro che bombonera. Arrivo lungo del gatto bianconero a cercare Campolunghi che non arriva, stuzzicato così dal pubblico. Qui c'è fallo e c'è un primo fumogeno straordinario che vedete lì in alto. Occhio che può andare direttamente dentro in zona Campolunghi, invece ricomincia da Kinoshi, stop, pensa anche al destro, poi invece va profondo a Domestica e gira Fratino. Murato, primo squillo della Juventus. Verticale la maschera a cercare Campolunghi che prende posizione su Sciale, non c'è nulla, secondo arbitrino non è d'accordo Campolunghi, sembra un po' più d'accordo il pubblico. Baffo, Di Mauro, primo pallone toccato dal talento mancino di questo Napoli che rischia, Pipega recupera Sciale in zona Crispo che mette giù il pallone, quasi dribbla anche Fius, poi arriva Baffo a destra, può salire con spazio, rientra, chiude Fratino, rimessa a Napoli e adesso si alza anche il ritmo con le mani Baffo. Colpo gobbo, male, pallone lì Fius e Fene riesce a dire di no, poi contropiede Juve con Pipega e Campolunghi dentro, corre Pipega, mura Sciale, boom, mura Sciale, boom, e il Napoli è già ripartito. Occhio a Sciale, dalla parte opposta c'è Crispo, stop col destro, poi la porta avanti col mancino, Crispo dentro, Fene in angolo, le tocco sulla destra con Fratino che ha provato ad andare, spazio che non ha trovato, ma per un intervento falloso e quindi calcio di punizione per la Juve con Fratino e Pipega. Il pubblico saluta affettuosamente arbitrino Andrea Fratino, rincorsa lunghissima dentro Campolunghi e Nico dei Footwork, ha fischiato arbitrino. Fratino forte, barriera, barriera, il muro del Napoli e poi subito con le mani verso Campolunghi, la presa a guida e poi ha messo fuori Baffo. No, perché mi hanno raccontato al Napoli che lo chiamano la sedia, quindi non promette bene, però primo intervento pulito, non la tiene Fratino dalla parte opposta, ma la rimessa è comunque della Juve e quindi subito Campolunghi, stop, si gira Campolunghi sul fondo e scampia, esulta come se avesse segnato il Napoli, perché è il nemico pubblico numero uno. Kinoshi verticalmente, Fratino, stop orientato, c'è Pipega a destra, Fratino la porta a spasso su Giannacci, è passato Fratino, c'è che fallo, Fratino lo stesso, con il destro, sempre Sciale, the wall Sciale, e poi occhio, prime scintille tra Fius e Fratino, adesso si spiegano i due. Silvestro Baffo, campo e va, due traverse nelle ultime due partite per Baffo, che va interno da Matthew, suola, grande giocata di Matthew, calcia in porta! Bene, che ha già rimesso il gioco verso Fratino, ma c'è Sciale, boom, Sciale, boom, Sciale, boom. Prime dediche d'amore a Campolunghi da parte del pubblico. Con le mani Fius, forte verso Crispo, Kinoshi allontana, Di Mauro, stop, Matthew, Di Mauro, Fene. Il calcio d'angolo, primo squillo di Fabio Di Mauro che accende il mancino. Grande chance, forse la più concreta per il Napoli. Dalla parte opposta a Campolunghi. Non è semplice giocare in questo ambiente, però occhio, occhio a Campolunghi che può accendersi in qualsiasi momento, come d'altronde può accendersi l'altro numero 9 che fino adesso è stato particolarmente ingabbiato. Qui sbaglia Matthew, c'è Fratino, limite, sinistro di Fratino che porta avanti la Juve e zittisce l'ambiente, poi alla Balotelli mostra la maglia, why always me, perché sempre io, 0-1 a Scampia ed è incredibile, incredibile che dopo svariati minuti di boato totale
ci sia il silenzio. Crispo, mette giù un po' di campo stavolta, lo marca a distanza colpo coppo. E allora Crispo si accende, cerca spazio, Crispo rientra. Poi contatto, torna sul mancino. Crispo, apertura, Matthew, la sposta, dentro! 1-1! Ha pareggiato il Napoli! Benvenuti a Scampia! Il Napoli torna sul livello del mare. Pubblico. Arriva Baffo, raccoglie Robert, un po' di confusione, Fratino, Juve che esce, no, perché Campolunghi non la tiene e Lasagna fa uno stop clamoroso a bordo campo, bravo, bravissimo, adesso sostituisco questa, gioca meglio di me, a stop è sicuro meglio lei. Fratino, dentro, grande palla verso Nico, guida e poi Sciale, il calcio d'angolo, tutta la Juve a chiedere un fallo di mano, ma arbitrino dice che non è calcio di rigore, ma è soltanto calcio d'angolo. Pronto Fratino, dentro il pallone, la deviazione, Campolunghi, 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 ha rimortato avanti la Juve, eccolo Luca Campolunghi a casa di Simone Crispo, fa 2-1 e poi va a provocare tutti e ottiene la cosa più logica. Napoli che fa possesso proprio con Baffoli, vicino Matthew che oggi si è ispirato a Sciale dopo la capigliatura che abbiamo visto nell'ultima partita, anche lui ha scelto una cosa sobria. A vuoto però super Allan, Campolunghi dentro dove c'è Fratino che lascia rimbalzare il pallone per andare sul destro. Arriva anche Pipega a sostegno, Fratino destro sinistro e ciao a Baffo. Forte! Fratino ha fatto una roba incredibile, ha fatto un gol bellissimo, una giocata da 10, una giocata da Andrea Fratino che porta la Juve a più 2, 3-1, 3-1. Rimessa a cercare Campolunghi che palleggia, Crispo, duello anche simbolico e Crispo è ripartito, poi apre il pallone per Mirko, stop Mirko sul fondo, porta spazio il pallone, poi cerca un tocco interno di Mauro, colpo gobbo, palla dentro Mirko, Di Mauro, fede, gli ha quasi piegato le mani Di Mauro con quel bolide dal limite. Arriva prima Robert di Di Mauro, poi la sposta Robert e riapre su Pipega che cerca il cross, Campolunghi, palo dopo il tocco di guida che è tutt'altro che una sedia perché ha fatto una parata clamorosa, battuto sul secondo palo dove c'è Pipega che fa 4-1, la Juve cala il poker, ancora Pipega in una finale dopo la doppietta di Roma contro la Lazio, porta la Juve a più 3 e adesso il Napoli non deve disunirsi. Un gol che ammutolisce il pubblico. Vuole accendersi il folletto del Napoli. Matthew, doppio passo. Matthew, apertura e conclusione di Crispo. Napoli che in tutto questo ha preso 2 gol su calcio d'angolo. E quindi qualcosa da rivedere. Questo fondamentale c'è. Ovviamente da lodare le capacità della Juve. Prima Campolunghi e poi la traversa di Crispo. E poi la traversa di Crispo. Che dai come un segnale, altro regalo. Crispo, fene! Palla lì e poi si salva la Juve con colpo gobbo. Mentre vi raccontavo che sul calcio d'angolo prima Campolunghi e poi Pipega avevano fatto male al Napoli. Qui Crispo ha fatto male alla traversa che ancora trema. E il Napoli sfiora il 4-2. Finisce il primo tempo della finale di ritorno della YouTuber League 1-4 per la Juventus. Che partita meglio, ha fatto male a Napoli che si era rialzato, aveva messo a posto le cose, era tornato sul livello del mare grazie a Matthew. Non so cosa sta succedendo, siamo un po' sfortunati, la squadra sta giocando bene, la palla sta girando, anzi penso che abbiamo noi il controllo della partita nonostante siamo sotto di 4 gol, quindi... Speriamo un po' più nella fortuna questo secondo tempo, saremo più attenti, ci siamo caricati a vicenda, quindi
Adesso saranno 30 minuti di fuoco. Allora, stiamo giocando tutti bene e mi dispiace che ci stiamo abbattendo al minimo errore, lo sto dicendo anche alla squadra, non dobbiamo abbatterci, io sono stato il primo che ha sbagliato sul primo gol, riprovarci perché sappiamo giocare, questo ho detto anche alla squadra. Due gol e una maglietta, perché sempre io? Cosa vuol dire? Sono stato molto criticato nell'ultimo periodo per quello che è successo, specialmente al Pallone d'Oro. Ho chiesto scusa e comunque in un modo o nell'altro sono stato chiacchierato, non volevo dire assolutamente nulla, mi sono ispirato a uno dei miei calciatori preferiti che è Super Mario, quindi non ha nessuna formula provocatoria. Mi piaceva come esultanza, l'ho voluta fare. Mamma mia che primo tempo che abbiamo visto, la Juve sembra in controllo, ma la YouTuber League la conoscete. Prima di vivere le emozioni della ripresa c'è da ringraziare anche Numero DS, che è il nostro sponsor dall'inizio della stagione, e ovviamente grazie a Numero DS potete vedere la partita dal punto di vista di arbitrino con la sua bodycam, le proteste dei giocatori, tante del Napoli nel primo tempo, quindi scaricate l'app dal link che vi lascio in descrizione e dal QR code che vi lascio qui a schermo. Adesso torniamo in campo, perché Napoli-Juve non è ancora finita. E allora, tutto pronto! Fischia arbitrino, si ricomincia col secondo tempo di Napoli-Juve. Il Napoli per l'orgoglio e per dire noi siamo ancora vivi. La Juve per confermarsi la più forte. Iannace rischia su Pippega. E poi fallo. E poi fallo, chiede scusa Pippega. Iannace stava andando duro, ma Pippega chiede subito scusa. Adesso sembra il Maradona. Napoli che la fa girare bene. Si ricomincia da Guida. Il mio lungo a cercare Crispo, lo sposta la maschera, ma c'è Mirko. Mirko! Si riprende il Napoli sulle spalle con l'orgoglio, con la garra, con la cazzim. Il Napoli è a meno 2. 4-2 sta venendo giù tutto. 4-2 è vinto! No, sta scherzando. Che non sta scherzando. Occhio al pallone, io non vedo più nulla per i fumogeni. Che atmosfera! Con la Juve che è contro tutto e contro tutti, deve difendersi. È salito a sinistra anche Robert, ma c'è Baffo in anticipo. Torna Robert, Baffo non perde il pallone. Grande lavoro. E poi dentro il suggerimento a cercare Di Mauro, che prova a filtrare su colpo gobbo. Lo contiene colpo gobbo. Straordinario. Nico rischia, ma se ne va così su Fabio Di Mauro e fa ripartire la Juventus anche in fiducia. Poi Baffo con un altro recupero, 2 contro 1, ma l'uno è colpo gobbo e con lui raramente c'è spazio. E quindi palla su Campolunghi che non riesce ad arrivare. Baffo o Guida, tocca a Baffo, rimessa Juventus. Palla a cercare Fratino al volo! Fa tutto lui! Fa quello che vuole! Ne ha fatti 3! Andrea Fratino! Uno più bello dell'altro! E la Juve torna più 3! 5-2! Proteste di Crispo per come la Juve ha battuto quella rimessa, avete visto? In tutto questo il Napoli ha un problema serio, perché Super Allan si è fatto male nel primo tempo e difficilmente potrà rientrare in campo. Quindi in questo momento il Napoli ha anche un cambio in meno. Iannace, Crispo, cerca un appoggio, non lo trova, quindi la maschera, rischia qualcosa. Poi riesce a passare, grande lavoro della maschera su Crispo. Sciale, Baffo, verticale verso Mirko che riesce a pulire questo pallone. Crispo è andato sulla maschera, Crispo in area, calcia! Eccolo qui! Simone Crispo! E per il Napoli con il numero 9, Simone! 5-3. Alza verso Mirko che prova a controllare questo pallone,
anche bene. Secondo me poi nella parte opposta Fratino, Sciale, Sciale a vuoto, Campolunghi, Sciale, Sciale sente la preda, la palla che è lì e chiude. E adesso Mirko chiede la bolgia perché ci sono solo due gol di distanza e si può fare, suggerisce il 93 del Napoli. Palla a cercare Matthew, quello con Pippega e poi Crispo mette giù, passa, calcia, male, colpo copo, la tiene lì e allontana. E quindi Nico salta baffo, Sciale! Sciale! Lavora col doppio passo, palla verticale su Crispo, occhio al tacco perché arriva Di Mauro, contatto, contatto, contatto! Una rimessa, battuta verso il centro, colpo di testa, Fene! Poi altra palla dentro, sempre Fene! Sempre Fene! Calcio d'angolo! Calcio d'angolo! Il mio lungo di guida, Toselli, Campolunghi stop, ha spazio per andare sul sinistro e poi rientra e chiude Sciale, Campolunghi, Campolunghi, riprende ancora Crispo e poi Schum a casa del Napoli, riporta la Juventus a più 3, 6-3 per la Juve, 14 gol di Campolunghi. Grido d'orgoglio del pubblico è comunque quello lì. 7,5 più recupero. 7,5 più recupero da giocare, il Napoli cerca il miracolo. Verticale per Di Mauro, controllo, rientra, occhio a Di Mauro. Salta anche Fius, limite, Di Mauro, va sul destro. Poi a destra cerca il tocco per Fius, colpo combo. Guarda che non fa molti metri perché c'è Iannace a ragionare, a recuperare. Poi Matthew con la ruleta, Di Mauro! Altissimo Sciale, boom, Sciale verso Crispo, controllo di Crispo che prova a girarsi, colpo combo, Crispo, Crispo, palla in calcio d'angolo, fa valere la grande nel duello, quindi Fius di là perché c'è Di Mauro, la palla arriva dentro Crispo, Di Mauro col doppio passo, va sul sinistro, Di Mauro, l'orgoglio del Napoli, bentornato a Fabio Di Mauro, 6-4, 6-4, con Matthew che non lo molla ma con Robert che si difende, Fius, recupera, commovente, Fius da capitano, zona tiro, Fius, Fene, ci ha provato fino alla fine il Napoli, si attende solo il fischio di arbitrino col Napoli che comunque non ne vuole sapere di arrendersi ed è giusto che sia così, per onorare una stagione positiva, fischia tre volte arbitrino, siamo, ma cos'è, la Juve, la Juve vince ancora dopo la finale di Roma contro la Lazio, vince anche la finale di ritorno della YouTuber League. Allora ci siamo, io prima di partire con la premiazione ci tengo a ringraziare tutto il Napoli a partire da Andrea e Mirko, perché è grazie a loro che questo evento si è fatto qui. È grazie a loro che abbiamo organizzato una serata straordinaria, ovviamente con dei momenti sopra le righe, ma partiamo da qui, partiamo dal bello che c'è stato e non è sovrastato da nulla. È stato un evento magnifico come il cammino del Napoli, che parte a Roma contro la Lazio, sconfitta ai rigori, poi quel Napoli-Roma con la prima vittoria in casa, il primo evento a Napoli che ci ha fatto capire com'era il clima da queste parti. Un clima che abbiamo visto anche contro la Lazio, è arrivata una sconfitta che vi ha portato qui, oggi ne arriva un'altra che fa male, ma l'orgoglio deve rimanere per Fius, per Matthew, per Sciale che ha fatto una partita clamorosa, per Guida che ha sostituito Dario Infortunato che è lì, per Baffo che oggi non ha preso la traversa, per Mirko che ha segnato, per Iannace che ha fatto il mastino assieme a Super Allan, per GA7 che si è sacrificato da uomo squadra per far tornare Fabio Di Mauro. In vista di questa partita con Simone Crispo, che è stato e rimane il bomber del Napoli, non sappiamo se rimarrà il bomber della YouTuber League perché di qua c'è qualcuno che ha una partita in più. E allora io mi sposto a fare i complimenti alla Juventus, che ha vinto a Roma, si è rialzata dopo la Summer Cup battendo la Lazio ai rigori e oggi lo ha fatto contro tutto e contro tutti, in un campo in cui vincere era davvero molto complicato. Ma questa squadra qui, signori,
ha mostrato gli attributi, ha mostrato qualità e si merita, come a Roma, che questa coppa che io e Lasagna andremo a consegnare sia sua in vista della finalissima in campo neutro contro la Lazio. Chiamo Luca Toselli perché la Juventus vince la finale di ritorno della YouTuber League! A casa mia adesso 14 pari con la Lazio c'è uno spoiler. Allora io adesso contatto Gigi, lo chiamo adesso a Gigi e dico: Gigi, mi raccomando, al primo minuto a zoppa. Lo chiamo veramente. No, comunque veramente grazie Napoli, Simo è grande, forte ragazzi, il numero 9 più forte di YouTube Italia dopo Simone, detto da me. Aiuto, adesso io ho un cagno.